questo è il nuovo obiettivo Pentax DFA Star 85 mm f1.4 SDM AV, o più comunemente chiamato 85-1.4 Star. Pentax con questo obiettivo punta a fornire un prodotto dalle altissime prestazioni da affiancare al già uscito e dal successo indiscutibile 50-1.4 Star. Questo obiettivo è pensato per il ritratto, o comunque per tutte quelle situazioni dove si vuole enfatizzare la profondità di campo sfruttando creativamente l'effetto bokeh unito ad un'eccezionale nitidezza. Sono stati utilizzati materiali di qualità, resistenti e robusti. Come già presente su molti obiettivi Pentax, anche quest'ultimo arrivato è resistente alla polvere e alle intemperie. Vediamo infatti la sigla V, che sta per All Weather. Le dimensioni sono generose, così come il peso, che arriva a sfiorare il chilo e 255 grammi senza paraluce. Ma si sa, la qualità ha un peso ed è proprio piacevole al tatto questo obiettivo. Questo obiettivo è un prodotto di altissima qualità, pensato per le reflex Pentax a baionetta K attuali, ma specialmente per quelle future che offriranno immagini al passo con gli standard attuali. Al fine di poter testare al meglio questo obiettivo, ho pensato di coinvolgere un professionista e testarlo insieme a lui. Ciao Peter, benvenuto in un video Fova Channel. Ciao Marco, ciao a tutti. Andiamo subito a testarla. Come primo test abbiamo voluto enfatizzare la massima nitidezza, dato che Pentax ha progettato questo obiettivo massimizzandola da bordo a bordo anche quando si lavora tutta apertura. Pentax per questo obiettivo ha impiegato elementi ottici in vetro Super ED, ovvero a bassissima dispersione, ed un vetro sferico per compensare al meglio le varie aberrazioni. Questa immagine infatti risulta essere completamente nitida, priva di aberrazioni e senza alcuna distorsione, proprio quello che ci aspettiamo da un obiettivo di questa qualità degno dell'etichetta Star. L'ultima prova che abbiamo voluto mettere in campo, che è sicuramente quella che ti stai aspettando, è l'autofocus. Il nuovo arrivato 85 mm f1.4 presenta un motore SDM ad anello di ultima generazione. Gli elementi ottici da spostare sono maggiori e notevolmente più pesanti rispetto al fratello minore DFA 50 mm f1.4 Star. Ma nonostante tutto, risulta essere molto veloce sia alla massima distanza che a quella minima. Tiriamo le conclusioni, Peter. Sono d'accordo con te che può risultare essere un'ottica costosa, ma è anche altrettanto vero che è una di quelle ottiche che ti permette di fare un salto di qualità e sono quelle ottiche che rimangono indistruttibili e ti dureranno per sempre. Assolutamente sì, è un'ottica sicuramente impegnativa, di non facile utilizzo, pesante, ma ha un grandissimo valore aggiunto. Una qualità di immagine stratosferica che può portare il livello della propria fotografia su un grado decisamente superiore. Questo obiettivo ha un prezzo suggerito al pubblico di 1.999 euro e come tutti gli altri obiettivi Pentax gode dei 4 anni di garanzia Fova VIP. Grazie Peter, ti lascio l'obiettivo, ti chiedo di fare ancora un test per il Fova Magazine che vogliamo tutti leggere. Ok, grazie mille Marco, sarà fatto perché questa è un'ottica davvero strepitosa. Se questo video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale, noi ci vediamo al prossimo video.